Ciao a tutti, adesso vedete la mia immagine piccolina che si muove qui e lì sullo schermo, ma è il programma che sto utilizzando per poter realizzare quello che voglio realizzare oggi. Oggi ho deciso di spiegare come utilizzare Facebook in una maniera abbastanza semplice. Sento spesso parlare del fatto che i ragazzi sono facilitati nell'utilizzo delle nuove tecnologie e nello specifico anche di questi social network. In realtà non è proprio così. Ingrandirò un attimo l'immagine. Ecco, l'unica facilitazione che hanno le generazioni più giovani risiede nel fatto che in qualche modo non hanno paura, si rapportano al mezzo tecnologico senza paura di rovinarlo, senza paura che questo mezzo, questo mostro incredibile esploda e succeda qualcosa di irreparabile. Per cui viene utilizzato lo strumento senza troppe complicazioni e questo facilita l'apprendimento. In ogni caso, per assicurarvi, voglio dirvi, come dico spesso nei miei corsi, che in effetti il computer, il telefono o il tablet, ad esempio, non esplodono, non ci ammazzano, non succede nulla se stiamo semplicemente attenti a piccole cose, come ad esempio non fornire i propri dati sensibili della carta di credito, oppure mettere online delle fotografie compromettenti delle quali poi ci pentiremo. Tendenzialmente si possono utilizzare questi mezzi in maniera abbastanza spensierata. Facebook è un social network, diciamo un contenitore, ecco, di persone che possono entrare in contatto, quindi possono socializzare virtualmente. Virtualmente che significa tramite il computer. Si socializza attraverso un monitor. È stata una rivoluzione che ha permesso, secondo me, tante cose spettacolari, come ad esempio rimanere in contatto con i parenti dall'altra parte del mondo o semplicemente dall'altra parte della città. Ovviamente, come ogni cosa, se si abusa, si rischia di alienarsi e usare queste tecnologie nella maniera sbagliata, però non è Facebook ad essere sbagliato, ma è la modalità con cui viene utilizzata una cosa, qualunque essa sia. Ci sono diversi tipi di social network, i più conosciuti sono Twitter, Facebook e Instagram, però ce ne sono anche altri. Facebook permette di inserire dei contenuti fotografici, di scrivere dei testi, di mandare dei messaggi, di mettere delle musiche o semplicemente postare, cioè mettere all'interno di questa pagina, come se fosse un diario in sostanza, mettere all'interno di questo diario delle cose che ci piacciono e che vorremmo far vedere ad altre persone, ai nostri figli, ai nostri parenti, ai nostri cugini, ai nostri amici e quant'altro. Per non parlare del fatto che Facebook ci permetterà di andare a curiosare in maniera più o meno morbosa all'interno delle bacheche altrui, per cui andremo a vedere il genere, come si è vestito al battesimo, oppure la cognata, quanti esercizi di Pilates sta facendo per l'ernia al disco. Insomma, Facebook è pregno di queste cose molto importanti della vita. Ok, adesso proviamo nello specifico ad andare a vedere come registrarsi e poi cominciare a navigare all'interno di Facebook. Ottimo, sono nella piattaforma di Facebook, vedete che l'indirizzo è www.facebook.com. Devo rimpicciolire la mia immagine perché sennò copre la schermata che ci interessa, per cui la sposto qui nel mio programmino di registrazione. In questo momento posso andare a inserire i miei dati per la registrazione. Qui c'è scritto iscriviti. Se già mi fossi iscritto, qua sopra basterebbe mettere l'email e la password, altrimenti devo mettere iscriviti e devo metterci il nome, cognome, numero di cellulare o indirizzo email e la mia password. Devo compilare questi campi, fra cui la data di nascita, il genere, donna, uomo oppure opzione personalizzata, per cui posso decidere se farmi chiamare al maschile, femminile oppure neutro. Allora, proviamo a fare la registrazione. Nome Roberto, cognome Marcella. Ho appena fatto un indirizzo mail appositamente per Facebook che è robertomarcella.cam@gmail.com. Inserisco di nuovo l'email. Dopodiché devo inserirci una password che me la fa vedere con i puntini perché
altrimenti tutti quanti sapreste la mia password e potreste entrare. Vedete che qui c'è scritto gli indirizzi email non coincidono, riprova. Significa che in effetti c'è un errore sulla digitazione, ma al posto del punto devo mettere la M. A questo punto scompare il messaggio di avviso. Qui metto la mia data di nascita e clicco sopra. E bisogna andare su queste freccettine che vedete qui, questi triangolini, per andare poi a cliccare e ad aprire queste caselline. Poi in giù si può cliccare genere, donna, uomo, opzione personalizzata, e a questo punto posso semplicemente cliccare su iscriviti per completare la mia iscrizione. Perfetto, clicchiamo su iscriviti e vediamo cosa succede. Il computer ragiona un attimo, ecco, e mi dice attiva le notifiche. Io in questo momento faccio non ora perché non mi interessa, altrimenti mi riempio di notifiche di Facebook. Faccio non ora, mi dice facci sapere se questo indirizzo email è il tuo. Inserisci il codice presente nella posta inviata a robertomarcella.cam@gmail.com. Mi dice quindi il tuo codice di conferma di Facebook, e a questo punto vedo il mio codice di conferma che sarebbe 52993. Posso copiarlo direttamente oppure me lo ricordo. Ritorno sulla mia pagina Facebook e inserisco il codice 52993 e faccio continua. Perfetto. In questo momento, cliccando su continua, mi dice: hai confermato correttamente il tuo account con l'indirizzo email robertomarcella.cam@gmail.com. Userai questo indirizzo email per effettuare l'accesso. Clicco su OK, finalmente dovremmo essere entrati all'interno della nostra pagina Facebook e quindi possiamo cominciare a navigare su Facebook. Per prima cosa ti dicono: ti diamo il tuo benvenuto su Facebook, e aggiungi un'immagine, e vado a selezionare un'immagine dal mio desktop. Ad esempio, vediamo se ho un'immagine. Sto caricando un'immagine del profilo che ho aggiunto dal desktop, clicco su Roberto e vado a vedere la mia pagina com'è. Questo qui è il mio profilo. Come primo post, cioè come primo articolo, diciamo, che io ho inserito nella mia pagina, ci sarà Roberto Marcella ha aggiornato l'immagine del profilo. Ci sono tante possibilità per aggiornare il nostro profilo. In realtà noi potremmo anche non mettere la nostra fotografia. Potremmo mettere ad esempio la foto del nostro cagnolino oppure altre cose. Qui abbiamo diario, informazioni, amici, foto, archivio e altro. La cosa che ci interessa di più è andare qui sopra, dove c'è scritto Roberto Marcella e dove c'è la lente di ingrandimento, per vedere di poter cercare qualcosa che ci può interessare. Ecco, ipotizziamo di voler andare sul canale del Comune di Milano, del CAM. Scrivo quindi Comune di Milano CAM Municipio 9 e vediamo cosa esce. Usciranno tutta una serie di cose. Questa qui col pallino rosso è la pagina relativa ai CAM del Municipio 9. Posso cliccare sopra e mi ritrovo all'interno della pagina del CAM. Quindi a questo punto posso navigare e posso andare a vedere, ad esempio, il primo video che è stato inserito. In questo momento è stato inserito questo video che, cliccandoci sopra, ci porta direttamente alla pagina di Scuola Creativa Virtuale, dove abbiamo inserito il primo video. Ciao a tutti, sono Roberto, mi conoscete? Quando ho finito di vedere il video, posso ritornare, chiudo le varie schede, ritorno nella pagina del comune e vado a fruire degli altri contenuti che inseriremo. In questo caso noi inseriremo altri video relativi alla ginnastica dolce, relativi alla, che ne so, al ballo, alla pittura, le varie attività che stiamo cercando di proporvi anche attraverso queste piattaforme multimediali. Adesso all'interno di questa piattaforma ci sono pochi contenuti, però che ne so, ipotizziamo di voler andare nella pagina di Federica Pellegrini. Clicchiamo sopra Federica Pellegrini, clicchiamo qui sulla pagina di Federica Pellegrini e vedremo che avremo la pagina con tutte le varie fotografie e con tutte le varie cose che inserisce Federica Pellegrini.
Se qui sopra scriviamo Orietaberti, clicchiamo su persone, evidentemente potremo scegliere il profilo di Orietaberti, clicchiamo e questa qui c'è la nostra bella Orietaberti e qui ci sono tutte le varie, i vari post, cioè i vari articoli che Orietaberti ha inserito. Perfetto, proviamo adesso ad inserire la nostra prima immagine con un breve testo. Se vogliamo condividere qualcosa con i nostri amici su Facebook, in genere vengono chiamati anche follower, sarebbe seguaci, persone che ci seguono, cioè che seguono quello che noi postiamo, cioè quello che noi mettiamo all'interno della nostra bacheca. Ok, qua abbiamo a cosa stai pensando e sotto c'è scritto foto, video, tag amici, stato d'animo e quant'altro. Allora qui dove c'è scritto a cosa stai pensando, io cliccando posso scrivere ad esempio vacanza al mare nella mia città di origine. Vado a cliccare su foto e video e a questo punto mi si apre una schermata dove posso andare a selezionare le fotografie che voglio inserire e ci sono le mie fotografie. Quindi seleziono le fotografie che voglio inserire. Posso anche selezionarle tutte semplicemente. Vediamo, le seleziono tutte e faccio apri. In questo momento mi verranno caricate pian piano tutte le mie fotografie, poi eventualmente con la X sopra il riquadro di anteprima posso andare a eliminare le fotografie che non mi interessa inserire, clicco su pubblica, Facebook pubblicherà pian piano tutte le fotografie. Ecco, il mio primo post è inserito. Clicco ad esempio sulla prima fotografia ed esce fuori foto dal post di Roberto Marsella. Cliccando sulla freccina posso andare avanti e vedere le mie foto del mare. Perfetto. A questo punto, ecco, questo è il Castello Aragonese ad esempio, che è proprio nella città di Taranto. Queste qui sono in provincia di Taranto e il mare sulla litoranea. E basta. A questo punto sulla X in alto chiudo e mi ritrovo di nuovo nella mia schermata. Visto che ho delle fotografie, posso andare anche ad aggiungere un'immagine di copertina qui sopra, dove c'è scritto aggiungi immagine di copertina. Clicco su aggiungi immagine di copertina, seleziona una foto, vado di nuovo a selezionare una foto che ho inserito, ad esempio, inserisco questa qui e mi ritroverò la mia immagine di copertina. Posso trascinare in basso e in alto la mia immagine di copertina per capire come verrà visualizzata poi anche dagli altri. Diciamo, mi piace così. Clicco, salva le modifiche e la mia pagina Facebook sarà pronta per essere spedita anche agli altri. Una cosa molto importante è seguirci sulla nostra pagina Comune di Milano Cam Municipio. Premiamo ok, ci si aprono tutta una serie di link, fra cui abbiamo Comune di Milano, che è proprio la pagina Facebook relativa al Comune di Milano. Qui possiamo andare a vedere tutta una serie di contenuti relativi al Comune di Milano. Nello specifico, se noi vogliamo andare nella pagina del CAM Municipio 9, basta cliccare su questo pallino rosso e ci troveremo nel centro di aggregazione multifunzionale. Ci saranno quindi tanti tipi di contenuti che potrete fruire. Mi raccomando, cliccate su segui qui e se seguite vi arriveranno direttamente le notifiche relative ai contenuti che noi andremo a inserire all'interno della pagina. Ciao a tutti, ci vediamo virtualmente, speriamo di vederci fisicamente il prima possibile.